vaccinazioni, stili di vita sani, educazione sessuale, viaggiare in salute, sicurezza sul lavoro, screening oncologici, progetti educativi. C'è un professionista che si occupa di tutto questo e anche di più, e non è né un medico né un infermiere. È l'assistente sanitario, il professionista della prevenzione, della promozione e dell'educazione alla salute. Lo scopo principale dell'assistente sanitario è quello di cercare di mantenere sane le persone sane, operando sia nella sanità pubblica che in quella privata, organizzando ed eseguendo campagne vaccinali, dalla programmazione delle sedute all'invito alla somministrazione del vaccino, tutto in totale autonomia, o effettuando diversi tipi di accertamenti sanitari come prelievi, tamponi, spirometrie, elettrocardiogramma e molti altri. Quando viene segnalata una malattia infettiva, ad esempio il Covid-19, è l'assistente sanitario che individua la fonte del contagio identificando i possibili contatti stretti. Nelle scuole e negli ambienti di lavoro, l'assistente sanitario promuove la salute con interventi educativi, dove mette in guardia da possibili rischi e propone strategie per adottare stili di vita sani. Ma come si diventa assistenti sanitari? Esiste un apposito corso di laurea a cui si accede tramite il test annuale delle professioni sanitarie e che prevede molti tirocini con professionisti che ti guideranno verso il tuo futuro lavoro e alla fine del corso potrai iscriverti all'ordine che ti permetterà di esercitare la professione. Pensate che secondo una ricerca dell'Università di Padova circa il 90% dei laureati trova occupazione una volta finiti gli studi. E tu cosa aspetti? Informati sul corso di laurea in assistenza sanitaria più vicino a te.